Buonasera signori, come andiamo? Che si dice in questa landa desolata? Comments? Ciao Marcin. Io poi ho girato di nuovo il tuo nome a Eliani, poi io, cioè, se va bene bene, se no mandali. To that country, cosa vogliamo fare? Ciao ragazzi, ciao Oscar, ciao Giova, ciao Edo, ciao Fabio, ciao Sergio, ma già quanti siete? Ciao Alessandro, ciao Giuseppe, ciao Max, ciao ragazzi, come andiamo? Tutto bene? Vanno le cose? Ciao Samuele, ciao Andrea, ciao Francesco. Ciao Zura, ciao. Allora ragazzi, facciamo un impastino di teglia, di teglia, di Napoli, ok? Raffaele Di Paolo, buonasera Eliani, dovrebbe lavorare un po' sulla comunicazione, molto, molto, non un po', molto. Cosa vogliamo fare? Ciao Patrick, come andiamo? Ciao Carmelo, ciao ragazzi. Allora, facciamo un impastino di Napoli, ok? E poi ci facciamo due chiacchiere mentre andiamo a lavorare. Ok, ragazzi, venite con me. Allora, qua speriamo che non sia tutto sporco che immerdo il Mac, ma dovrei aver trovato anche un modo anche per usare un'ottima webcam, quindi. Gennaro, no, è ancora tutto fermo. Mi spiace, completamente pieni di richieste, per ora è tutto fermo. Dovete pazientare, ragazzi, prima penso di un mese non c'è verso, quindi mettetevi l'anima in pace. Speriamo che Eliani legga. Vedere di. Allora, facciamo il nostro solito impastino, un po' di 00, un po' di Anchir, ok, figliuoli, tanto guardate me, tanto per vedere la farina che va in vasca non è interessante. Allora ragazzi, riprendendo quello che ho scritto nel post di prima, ora io capisco che la gente sia composta per una grossa parte da sterminati mentali. Però veramente che i miei corsisti mi vengono a dire che c'è gente che sui social, in privato, tipo Instagram, li va a chiedere se gli vende il libro, se gli dice la ricetta, se gli dice il trucco. Allora, ragazzi, ma potete veramente vivere una vita così, di sotterfugi, di imbrogliucci, di robe, Madonna, ma prendetevi la responsabilità a piene mani delle vostre cose, della vostra passione, del vostro lavoro, investite quello che dovete investire su chi o cosa pensate che ne valga la pena e basta, e si vive così con onestà, con sacrificio, rispettando il lavoro di chi produce il materiale, il lavoro di chi lo compra, investendo su se stessi. E invece voi fate le scimmie urlanti. Boh, che vedevo lì? Poi il bello è che pensate che in un mondo interconnesso come quello di adesso, pensate magari di passare inosservati. Ma ragazzi, io so tutto, eh. I miei corsisti mi dicono chi siete, mi girano gli screenshot con le richieste. Ma veramente pensate di passarla così? Ma dai, siete ridicoli. Comunque, allora ragazzi, mettiamo il nostro lievito. Voilà. Ciao Luca, ciao Bianca Salonne. Bel nome Bianca. Molto elegante. Acqua, come al solito, ragazzi, stiamo in un range. Mi raccomando, per la Napoli, singola cottura,
Attenzione, 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 idratare troppo perché sennò vi potete portare dietro una marea di problemi. Mi raccomando, ascoltate. Ciao Carlo, grazie Bianca. Ciao Simone, andiamo a impastare. Cioè, attenti a idratare troppo perché sennò non riuscite ad asciugare. Mi raccomando, ve lo dico sempre, però. Voilà. E andiamo a idratare. Grazie, in realtà a Bianca Maria. Ok. Ciao Paolo, ciao Marco. Quindi dicevo, attenzione a idratare troppo. Perché se no poi non riuscite ad asciugare. Ciao Marco, come andiamo? Marco, lunedì viene qua Daniela, eh? Che tra l'altro è super contento perché è stato promosso il Treviso. Quindi era contentissimo. Viene proprio lunedì. Lunedì. Infatti mi ha detto il tuo amico Marco sarà contentissimo che siamo stati promossi. Marcin, ma al solito il 0-0 con un po' di Anchir integrale per la tonda. Non lo dico. Ciao Sabrina. Profumo. Mamma mia, che profumo ste farine, ragazzi. Le farine buone. Ciao Giacomo. Ciao Matteo. Hanno veramente un profumo meraviglioso. Buonissimo. Ciao Stefano. Sì, ma vedete cosa mi dice Stefano? Però, ragazzi, sì, idro 68-67, Marcio. Ragazzi, onestamente, a me non me ne frega niente. Ma pensate veramente che a me frega qualcosa oppure che il mio business abbia dei problemi? Se voi prendete sotterfugio un libro, se prendete, scusate, con un sotterfugio o sottobanco uno dei miei libri, ma figuratevi, ma a me non me ne frega assolutamente niente. Semplicemente questo qualifica il tipo di persone che siete, ma a me, francamente, non mi interessa assolutamente. Bravo Marco, dopo devi sfruttarlo, esatto. Bianca. Per i corsi al momento, Bianca, è tutto chiuso. Non ho posti, non ho disponibilità. Appena riapriranno, lo saprete tutti, perché ovviamente lo scriverò su tutti i social a reti unificate, tipo Mattarella. Ok? Però per ora è chiuso. Ok? Sale. Andiamo a impastare. Ciao Luciano, che ne pensi delle farine Piantoni? Ciao Antonio Pilà, non le conosco, Enzo. Bianca, quando riapro sicuramente ci saranno gli spazi per prenotare, ci sarà una procedura molto più semplice. Quindi. Bravo, fatto fritto, ma fritta d'aria. Esatto, ragazzi, già con il mio materiale potete lavorare benissimo, fate le vostre cose, vi divertite. Volete fare il salto di qualità doveroso? Fate i corsi, dovete mettervi a fare, rubare. Ma dai. Andrea Lillo, vale la pena usare il lievito madre per fare ricette di pizza? Ragazzi, il lievito madre per la pizza, insomma, per la tonda, no. Pala, sì, teglia, no. Ragazzi, il lievito madre è meraviglioso con il pane, eccezionale, con alcuni prodotti dolci, con i grandi lievitati, con la pizza, boh. Rachele, sì, purtroppo sì. Sono pieni anche i corsi teorici. Ragazzi, non ho posto. Non ho posto. Lo ammetto, sto trovando qualche buco solo a professionisti che stanno aprendo e hanno bisogno di qualcosa, una cosa urgente. Però per il resto non c'è niente.
Ciao Stefano, di Ian, no, non so niente, ma non ha riaperto Ian? Ma è un po' che non lo sento Ian, non lo so. Ora ragazzi, perché tanto insistiamo con questa storia che la vera napoletana è cotta solo con le fonda legna? Perché sono degli idioti. Tutto qua. Oppure si basano su un qualcosa che è tradizione pura, figlia di decenni, decenni, decenni e secoli quasi, e basta. Ma ragazzi, cioè, le cose evolvono. Quello che mi fa ridere, poi magari ne riparliamo mercoledì nella live Q&A. Questa roba esiste solo per la pizza. Perché in tanti altri settori della cucina, se voi dite cose di questo tipo, vi tirano per scemi. Immaginate di andare da Cracco e dirgli: ah, però, come viene il ragù nel coccio, nella stufa a legna della nonna, non viene. Ma questo vi guarda, vi sputa in faccia. Voi pensate di andare da Massari e gli dite: però, come si faceva il panettone con le impastatrici nel 48. Questo pure lui vi guarda e vi sputa in faccia anche lui. Solo nella pizza esiste questa roba incredibile. Ciao Olli, questa roba assurda del rimanere ancorati a cose che sono vecchie, inutili, superate e chi più ne ha più ne metta. Ma poco a poco vengono distrutti. Ciao Antonio, come stava? Esatto, Giacomo. Bonsoir Giovanni, ho fatto l'impasto di pizza 48, usando un nuovo frigo. Guardate, questo ragazzo Antonio è venuto da me 2 anni fa a fare una consulenza di più giorni dal Belgio. E si è dimenticato questa pala qua, Antonio, ce l'ho ancora io. Ma che la uso, eh? Riguardo alla tua domanda, nuovo frigo l'impasto e ti ha seccato, ti ha fatto la pelle. Evidentemente ti è entrata aria, tienilo più ermetico la prossima volta. Esatto, Giacomo, la migliore pizza è quella che è cotta col 5G. Con 5G ci cuociamo tutti dall'interno proprio, peggio del microonde, mamma mia. Ciao Pierre, ciao. No, ma non è che si credono tutti professionisti, perché alcuni sono dei professionisti. Ragazzi, il problema è che si confonde essere pizzaiolo, cioè fare la pizza, con essere anche tante altre cose. E ragazzi, ci sono pizzaioli che non sanno mettere assieme soggetto, predicato e complemento. Come fanno a dare giudizi sensati in ambito pizza, cottura, impasti, chimiche, chi più ne ha più ne metta? L'ambiente pizza è un ambiente fatto da tanta gente ignorante che poco a poco sta evolvendo. Questo è il motivo per cui esistono ancora tanti luoghi comuni. È la verità, è la realtà, pure semplice, non è che lo dico perché è così. E più si è ignoranti, più permangono luoghi comuni, tradizioni senza senso, modi di dire e cose di questo tipo, no? È ovvio. Tra 10 anni, probabilmente del forno a legna non si parlerà più. Perché le congreghe di personaggi da museo che ancora portano avanti queste corbellerie poco a poco diventerà sempre più piccola fino a che verrà completamente fagocitata dai movimenti intellettuali e non di tutt'altro tipo, no? Quindi ci vuole un po' di pazienza. Allora, per l'ennesima volta, i miei libri non sono in vendita. I miei libri vengono dati gratuitamente ai miei corsisti, chi fa le consulenze con me.
Ragazzi, la zucca non dovete prenderla come esempio. Ad esempio, adesso l'impasto è così, è finito, ok? Lo tiro fuori. Tenete conto che la zucca è il modo. Tolgo il tuo commento, Luca, così vedete l'impasto. È il modo che ha la pasta di arrotolarsi attorno al gancio e la forma che prende la pasta nell'impastatrice dipende da come è fatta la geometria dell'impastatrice, quali sono le distanze relative tra la barra e il verme, cioè la spirale, che tipo è la farina, quali sono le geometrie della ciotola, a che velocità gira. Non è detto che tutte le farine debbano fare tutte le stesse zucche in tutte le impastatrici. Anzi, alcune farine in alcune impastatrici sono pronte quando non hanno neanche zucca, dipende. Io ne ho viste di tutti i colori. Non è detto che debba fare per forza la zucca. L'impasto deve essere pronto, zucca o non zucca che sia. Eccolo, pronto. Esempio, in queste liani non viene esattamente una zucca, soprattutto con farine delicate. Voilà. Un gocciolino d'olio e andiamo. Dov'è il bibe? Chissà se c'è Stefano. Oggi ho fatto una consulenza teorica a Stefano Covino, da cui dovevo andare 3 giorni a fare una consulenza, però per queste rotture di balle di Covid e non Covid abbiamo rimandato, o comunque abbiamo annullato, mi ha fatto un po' di teoria. È stata una mattina veramente piacevole con un bravo professionista, perché comunque in questo campo ce ne sono tanti, ed è stato veramente piacevole. Stefano, se sei in linea, è stata una bella chiacchierata, assolutamente. Ciao Stefano, eccoci qua. Ma perché mi dite che mi devo tagliare i capelli? Non sto bene così. A parte che non c'ho voglia e non ho tempo. Quante domande. Bella domanda, Andrea. Secondo te il mondo della pizza è destinato a colmare il gap nella conoscenza delle materie prime e dei processi rispetto a quello che è successo per la pasticceria e la cucina in generale? Poco a poco sì. C'è però un problema. Qual è il problema? Che la pizza costa poco e dovete mettervi in testa, ragazzi. Io ho studiato tanto marketing, tra le varie cose, negli anni. Noi abbiamo come istinto innato associare a prezzi bassi, cose di poco valore. Abbiamo innato associare prezzi bassi a cose peggiori di altre. E quindi inevitabilmente in settori di questo tipo ci vanno a finire persone di un certo tipo. La pizza costa meno di un panettone. La pizza costa molto meno di un pasticcino. Ecco anche qual è il problema della pizza, perché a prezzi più bassi, prodotti più popolari, noi non associamo ricerca di qualità. Capito? Ecco perché la pizza ci sta mettendo così tanto. I settori che costano di più si sono svegliati prima, perché più costano, più c'è richiesta. Più costano, più c'è gente capace. Più costano, più devi studiarci. Più costano, più c'è concorrenza vera. Meno costano e più ti può fare concorrenza chiunque. Ecco perché la pizza ci sta mettendo così tanto.
E questo è quello che dico anche per i corsi. Ragazzi belli, voi fate tutto quello che volete, ma se pensate che della professionalità possa essere venduta per 50, 90, 100 euro, non avete capito un cazzo. E siete anche sul canale sbagliato, tra l'altro. Ecco perché, Andrea. No, Giacomo, se ti indica 50 gradi in più c'è qualcosa che non va. Eh sì, esatto, Gabriele, va a finire esattamente così, anche perché poi fare una buona pizza non vuol dire capire che cosa c'è dietro, ok? Grande, cazzo, io con i nick però non vi riconosco. Chi sei? Hai fatto il corso di mio con la genovese, da quanto leggo. Ci apri il locale, grande, in bocca al lupo. Se hai bisogno di consulenze, fammi sapere, però mi fa molto piacere. Damiano non ha molto senso, soprattutto col lievito di birra. Ma già da come chiudo in 10? Ho capito, ma 20 minuti la teglia romana, questo è un impasto idratato neanche al 70, certo che ci metto di meno. Giadine, giadine. Gran visir della pizza, grazie. Non puoi avere lo stesso risultato. Ciao Matteo Barlocco, perché il sale, oltre alla sapidità, dà la strutturazione del glutine. Quindi non puoi fare la stessa cosa. Ho letto che Simona Lauri ritiene inutile la laminazione per impasto in idratazione su 65-70. Che ne pensi? Che me ne frega anche abbastanza la cincia allegra della laminazione. Ragazzi, una volta che avete un impasto incordato, che avete dato la struttura giusta, se laminate o chiudete o piegate o foldate, non è la laminazione che fa la pizza. In effetti la pasticceria è molto più evoluto come settore rispetto alla pizza, assolutamente. Fate anche il confronto vino-birra. Chi è che si è evoluto prima? Settore del vino. Perché? Perché costa di più. Lo so che sembra molto semplificativo, ma è esattamente così. Costa di più. Ci è andata dentro più gente a interessarsi, a creare più business, a studiarci di più e si è evoluto prima. La birra è arrivata dopo. I vini fighi c'erano 40 anni fa. La birra figa 40 anni fa non sapevamo cos'era. È iniziata a esserci 20 anni fa. Ok? Non preoccupatevi che arriverà anche per la pizza. Un bel doé non fa mai male. Che cazzo stai dicendo, PG? C'è modo di ottenere lo stesso risultato senza sale con i tecnici. No, Oreste, perché senza sale? Dimmi senza sale, così parliamo di questa cosa. Nello Aurelia Livolti, uno di quelli che scrive la domanda finché rispondo. Ragazzi, siete in 180 tra tutti. Vabbè, rispondiamoli, sennò. Se no, ci angoscia Nello. L'autolisi serve essenzialmente per due motivi o a tre: far assorbire meglio l'acqua, far partire bene la parte enzimatica, far assorbire, sì, far partire bene la parte enzimatica e dare un po' più di estensibilità. Sì, ma Lucio, solo adesso è cambiata la faccenda. Adesso sì. Va bene, stasera PG è venuto a fare il figo. Quando vari diversi fattori allo stesso tempo. Ciao Sara. Quindi l'autolisi serve a questo. Ragazzi, tenete conto, tenete conto, ragazzi, che l'autolisi, così come altre cose, sono strumenti del passato. Quindi erano strumenti utilizzati per sistemare farine che andavano come andavano. Impastatrici che funzionavano e non funzionavano, adesso tutto questo bisogno di autolisi non ce n'è quasi più. Okay. Oreste, qualcosa mi dice che hai la pressione alta, vero? Allora, ascolta me, Oreste. Togli tutto il sale dai cibi, noi non abbiamo bisogno di sali aggiunti ai cibi.
Ma lascia quello negli impasti, non è quello nell'impasto che ti fa scoppiare le arterie, non ti preoccupare. Quindi, il problema è che se togli il sale dall'impasto non togli solo la sapidità, togli completamente tutta la struttura e vai veramente a disastrare il prodotto, non ne vale la pena. Toglilo da tutto il resto, da tutti i condimenti, non ce n'è assolutamente bisogno. Anche questa sarebbe una cosa da fare, perché noi ormai riconosciamo come saporiti solo le cose salate, zuccherate o grasse. E sarebbe bene se togliessimo i sali aggiunti, però negli impasti no, perché cambia tutto. Ah, ma tu stai rispondendo e non vedo tutti i commenti. La domanda era: Giove, hai mai sperimentato la variazione del tempo della pretta in funzione della temperatura ambiente dopo il frigo? Una relazione lineare esponenziale. Tutto quello che riguarda la lievitazione esponenziale, eh? Parte piano e poi spinge. Ed è pieno di mille variabili. Ciao Enrico. Anna, ciao Giove, ho seguito la live nel tuo giardino dove facevi. Ah, è quella fatta con Alfa Forni. Facevi non è che dicevi di fare la prima piega dopo mezz'ora, l'altro dopo un paio d'ore mi è venuto fuori un non è fantastico. Sono molto contento, cara Anna. Non vedo la tua faccia, vedo solo rose, come se ti conoscessi. Ciao, ciao Edipo Werner Base Gio. Ciao, ciao, ciao. Sì, toglielo da tutto il sale, ragazzi, anch'io la pressione è alta. Ragazzi, il sale in più non serve al nostro organismo, fa solo male. Il nostro organismo funziona tranquillamente col sale già presente nei cibi. Però negli impasti toglierlo vuol dire andare, come dicono quelli educati, a sputtanare tutto ed è veramente un peccato. Quelli degli impasti mettetelo, tutto il resto non mettetelo, tanto già in questo modo non succede assolutamente nulla. Ah, sono rose in crema di burro, mi occupo di cake design, inizia che mi viene già fame. Bello, non si vedevano, ah, sono crema di burro, ok. Giova, secondo te faccio danni a metterle l'F1 sul balcone? Ben protetto dalle intemperie, ma comunque all'aperto. Se lo metti bello protetto, io il vecchio F1, chi è venuto a fare i corsi da me a Casa Vecchia ancora l'ha visto, era fuori sotto la tettoia con un cappellotto di polistirolo e poi un telo ed è stato tranquillo. Ovviamente fai in modo di coprirlo bene. Mi sembra di essere bambino quando sento le storie dei nonni sentirti spiegare i metodi e i procedimenti. Grazie Marco, grazie mille. No, Andrea, come ti dicevo, non fai grossi danni, certo proteggilo bene, perché ovviamente, ok, tutto meccanico, il mio era già digitale, però quello meccanico, beh, comunque è meglio tenerlo tranquillo. Ciao Tiziano, da ex corsista dico che sei il top. E tu poi sei ritornato in America, mi sembra. Com'è che vanno le cose? Spero tutto, ok. Oh, signor Giacomo Antonelli, quando farei delle dirette sulla meteorologia, c'è bisogno di scienza e serietà pure in quel campo. Qua si parla di pane, panificazione, e questa è la parte del mio lavoro. La meteorologia sta da altre parti. Se mi volete sentire parlare di meteorologia, scrivete su YouTube Giovanni Tesauro Meteorologo, trovate un po' di mie interviste, qualcosa, soprattutto su una rete televisiva qui. Andate a trovarlo. Mi fa piacere che vi interessino anche queste cose di scienza. Magari potremmo fare qualche live diversa. Andrea, bravo. Silvia, questo è un consiglione che vale almeno 100 ore, 100 euro. Usa la pietra originale per la teglia. Walter, again, per ora niente, almeno un altro mesetto, eh? Almeno. Giova, faccio una domanda forse stupida, ma si può pensare all'idratazione voluta in relazione alla max capacità della farina che stiamo usando? Grazie. Beh, sì, l'idratazione devi relazionarla alla farina che usi, eh? Assolutamente sì. Non capisco cosa vuoi dire con capacità. Tu tieni conto che la capacità di assorbimento dell'acqua e della farina è data, diciamo, abbastanza bene dal contenuto in proteine. Grazie Antonio, grazie mille. Ciao Alberto, come andiamo Alberto? Tutto bene?
Oh signor. No, allora ragazzi, per questa domanda ne parliamo bene dai mercoledì, che ormai è già mezz'ora e sono le 8:30. Ne parliamo mercoledì. Stefano, un mesetto tutto ci vuole. Giova, credi che sia giusto dire che sia una credenza popolare che la pizza è un prodotto che costa poco solo perché negli anni si è instaurata questa credenza e quindi sia possibile smantellare semplicemente facendolo percepire come un prodotto costoso producendo pizza esclusive con ingredienti ricercati? Basterebbe provare a far bene marketing. Te ne pensi che è così? Voi dovete, il prezzo è una percezione del cliente del valore che gli date. Ovviamente questo non lo devi fare solo con la pizza, lo devi fare con tutto quello che c'è attorno. Perché se vuoi dare il valore percepito solo con la pizza, diventa difficile. Devi dare un valore percepito con tutto quello che può percepire il tuo cliente. Se è un locale, Gabriele, non mi ricordo. Quindi con la pizza, col locale, con la comunicazione, con l'allestimento, con tutto. Deve essere tutto di valore, diverso dagli altri, originale, e a quel punto imposti il tuo marketing. Devi fare così. Grande Alberto. No, Silvia, gratis. Anna Gallone, ho provato per la prima volta la precottura e me ne sono innamorato. Volevo chiedere quanti minuti per la precottura. Fallo di fuori casa e tenere a bollo 34 ore. Purtroppo con il forno di casa, Anna, non saprei proprio dirtelo, perché può andare da un forno di casa che funziona benissimo 8 minuti a un forno di casa che funziona malissimo, 16 minuti. Buonanotte, a sapere. Nicola, guarda Nicola, quasi tutti inviano adesso, eh? Quasi tutti. Quindi devi solo. Gabriele, si chiama ecosistema di marketing. Ecosistema, secondo me tu frequenti il big, vero? Bravo Big Luca. Andrea, ma la piattaforma per i videocorsi è pronta? Di che videocorsi parli? Non so niente. Tommy. Beh, ne parleremo. Tu devi fare il corso con me, vero Tommy? Mizzega, scusa, sono in un paesino e l'unica feria trovata con 9% di proteine. Mizzega, e sene casini. Sene casini, porca bestia, sene casini. 9% di proteine è veramente poco. Bisogna vedere cosa ci riesci a fare. Shop Piemonte in via, certo. Luca, devi fare un corso. Perché se mi dici che è un forno che va 800 da 280 e non riesce a dare croccantezza alla teglia, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché dovresti poterlo fare. Ah, ok, l'idea della pizzeria in America è una fregata purtroppo. Va bene, dai, Tiziano, in bocca al lupo per qualsiasi cosa che tu voglia o possa fare. Ecco, Pedro mi fa la domanda da 6 milioni di dollari. In estate, quando le temperature sono piuttosto alte, cosa consigli per gli impasti della napoletana a temperatura ambiente? E questa domanda necessiterebbe di una risposta chilometrica. Consiglio di fare un impasto che funzioni bene quando fa caldo, quindi se fa caldo, perché cazzo devi usare la temperatura ambiente? Ma veramente, io a volte non mi capisco. Cioè, tu, in estate, quando fa caldissimo, come faccio a fare un impasto visto che il caldissimo mi rompe le palle? Ma non usare il caldissimo, usa il frigo. Avete dei vincoli in testa che non vi fanno vedere le cose come stanno, no? Oh, che bello. Ciao Giovo, ho visto tutti i tuoi video e mi viene una pizza in teglia alla fine del mondo. Sono contento, grande. Sicuramente farò un tuo corso dopo novembre, grande, sono contento. Postate, ragazzi, voi che fate pizze con mie ricette, processi, video, taggatemi in giro. Se lo ritengo dignitoso, vi ritaggo. Mi fa piacere. Usa il frigo, porca vacca, ma perché? Cioè,
Cioè, ma voi pensate, se io vi facessi questa domanda, allora ragazzi, ma se vado a correre sui sassi a piedi nudi, mi dai un consiglio per riuscire a farlo? Minchia, metti le scarpe o corri sulla sabbia. Ecco perché la temperatura ambiente è un problema spesso. Poi è ovvio che si può usare, però. Rosa, Giova, noto che usi Manitoba. Io nella mia miscela la uso, ma mi fa effetto gomma. Sbaglio qualcosa? Sì, sbagli sicuramente qualcosa. E poi, purtroppo, la com poi finiamo. Il frigo di casa è un problema perché non è. No, ma ok, Pedro, ma è comunque meglio. Vedete cosa mi scrive Pedro? Ma è comunque meglio, anche se non lo usi solo per quello, usare quello che non ha la temperatura ambiente. Volevo rispondere a Rosa. Voi avete la, diciamo, la comunicazione degli ultimi anni disastrosa da parte di pizzaioli e panettieri molto bravi a fare quello che sanno fare, ma molto molto meno bravi a parlare di scienza, di processi e cose di questo tipo, vi hanno infilato in testa che la Manitoba era la mano del diavolo, ok? Perché ci si associa a tutte le cose che la comunicazione, diciamo, quello che la mediaticità vuol far passare come non si sa perché, roba brutta, il glutine è brutto, quindi la Manitoba che noi identifichiamo con farina forte è brutta, è grano canadese, quindi tutto quello che non è italiano è brutto. Io mi chiedo, questo italocentrismo che ci è venuto di punto in bianco, come possiamo pensare che sia razionale? L'Italia ha cose meravigliose. Ma non possiamo pensare che sia il posto prescelto da Gesù Cristo per chi ci crede in mezzo all'universo. Non è così. Siamo un posto come tanti, con alcune tipicità meravigliose, è indubbio, ma non è che la roba buona è solo da noi. Non è che il grano canadese per forza c'ha dentro il cianuro al 10% o vi fa spuntare la coda e vi fa cadere i capelli o ve li fa ricrescere se non li avete. Quindi, toglietevi bene dalla testa le robe brutte dei grani non nostri, del glutine, tutte queste robe qua. Ok. Manitoba, tra l'altro, è rimasto come modo di identificare una farina forte, visto che la prima farina forte praticamente che è arrivata in Italia poi nel secondo dopoguerra è stata la Manitoba, cioè quel grano prodotto nelle zone del Canada, proprio grano Manitoba si chiama, grano tenero, Triticum estivum, Manitoba. È stata tra le prime farine forti portate in Italia perché le nostre farine, il nostro grano tenero, no? Le nostre farine, il nostro grano tenero da sempre, il nostro grano tenero autoctono, un grano poco proteico che sviluppa poco glutine. Tutti i nostri grani tipici, non so, il Verna, mi pare sia un tenero, il Gentil Rosso, insomma, sono tutti grani deboli. Una delle prime farine forti è stata proprio quella. E quindi è rimasto poi nel gergo comune il chiamare Manitoba qualsiasi grano tenero zero, in genere, o 00, forte, sopra V340, 350. Tante farine che adesso sono chiamate Manitoba non sono nemmeno Manitoba, cioè sono fatte con grano tenero nostro, spesso Bologna o via dicendo. La Manitoba Mulino Marino non è Manitoba, ecco i nostri cereali italiani coltivati qua. Quindi ragazzi, il discorso è sempre lo stesso: il mondo è più complesso di quello che noi vogliamo credere o ci fanno credere, perché pensare che le cose siano semplici, etichettabili in buono, cattivo, bello, brutto, onesto, disonesto, è molto semplice, ci aiuta a semplificare la realtà che ci circonda, ma non è così. Il mondo è complesso e lo è anche per la farina. Quindi, se ti viene la farina, la pizza gommosa, cara Rosa, non è per la Manitoba, oppure non è solo per la Manitoba, potrebbe essere per quello, ma è perché associ male la farina a tutto il processo. Ok? Figurarsi che per questo motivo mi dicevano i ragazzi di Marino, magari mi stanno sentendo, che vogliono cambiare il nome Manitoba della loro forte. È perché c'è gente che legge Manitoba e non la compra. Pensando che chissà che cazzo sia, che non so, arrivi il canadese con il glifosato che gli brucia la testa, sai quelle robe così. Ok? Grazie Davide.
Ti stimo in generale, ma anche solo per il fatto di stare lì centrato e rispondere a tutto. Ma sì, penso di sì, Gabriele, penso di sì, non sono espertissimo. Sì, esatto. Antonio, esattamente, con questi luoghi comuni che noi ci portiamo dietro, che siamo bravi solo noi, che la farina è solo la nostra, che il cibo è solo il nostro, che il mare è solo il nostro, che la montagna è solo la nostra, intanto gli altri si fanno poche pippe e vanno avanti e ci fanno un culo come una capanna. Soliti luoghi comuni, no? È il caffè, se lo litigano i veneti e i napoletani, e intanto i soldi li fa Starbucks. La pizza. Se la litigano i napoletani, non so chi altri, spesso ci sono in mezzo a queste cose, e intanto i soldi li fanno le grosse catene in giro per il mondo, eccetera, eccetera. Dobbiamo capire che il mondo va veloce e per far valere le nostre indubbie tipicità, dobbiamo usare altri metodi, se no finiamo in macchietta. Gabriele. Vabbè, perché lo devono fare? Ci sono tante altre farine forti che possiamo usare tranquillamente, non serve forza la manitoba. C'è il Molino Mariano che produce una manitoba italiana. Yes. Massimiliano, tu sei in coda, vero? Mi sembra di sì, vero Massimiliano? Vi devo smaltire, ve l'avevo detto, lo sapevate. Se sei uno di quelli, se hai libri, vuol dire che hai dato l'acconto, ti ho inviato i libri e stai aspettando che arrivi il corso. Aspetta e spera fiducioso. Se ci sei, non ti preoccupare che non ti ho dimenticato. Minchia Rosa, scusa l'espressione. Ah, ok, una V470? Fischia, ragazzi. Ci sono ben poche ricette con cui serve una 470. Certo che a questo punto potrebbe essere anche la farina il problema. Che cacchio usa fare solo una cosa usa fare una V500? Non ti serve a nulla, bisogna cambiare tutto. Ciao Giovanni, ho visto in questi giorni online un bellissimo pane cotto in web da un grande professionista dell'arte bianca. Cosa ne pensi tu? Il pane può essere cotto nel web, il pane ci si potrebbe. Pane se può fa, anche una pizza bianca sopra, sotto, insomma, non la pizza classica. Ciao Mirko, ho capito, certo che hai letto Farina Magica. Una V470, non ti serve a niente, rischi solo un gran casino. Allora, ciao Omar. Certo, quando sarà disponibile lo saprai. In gamba, buon lavoro e tutto. Esatto, che c'è una V4, ma abbiamo capito perché, sì, sicuramente in quello ti va. Ti va a rompere le scatole molto una faria così forte. Allora, ragazzi, una biga con solo Enkio non ha senso, Ivan. Cioè, che cosa la fai a fare una biga con solo Enkio? Ragazzi, allora, con la farina magica che ci diceva Rosa, Mulino Loconte, ufficialmente. Visti i notori problemi italici delle buche sulle strade, quando si formano le buche, passiamo con la Loconte V470 idratata attorno al 60%, andiamo a chiudere tutte le buche sull'asfalto, risolviamo di punto in bianco i problemi delle strade di mezza Italia. Va bene, ragazzi, allora. Vi aspetto mercoledì, io vi assolvo da tutti i vostri peccati panificatori, maledetti grigliapizze, nel nome del Padre, del Figlio e di Giova Pizza. Fate i bravi, tenetemi aggiornati sui corsi, su tutto quello che faccio come al solito sui vari social e ci rivediamo per il nostro Q&A settimanale mercoledì sera, solito ora dovrebbe essere 20:30. Ok, ragazzi? Mi raccomando, non fate griglia pizza. Ve saluti!